C'era una volta un gruppo di pescatori che tutte le notti usciva in mare per pescare. Erano i migliori della zona e ritornavano al porto sempre con il miglior pescato del villaggio. Avevano molta esperienza e molta pazienza e questo era per loro un grandissimo vantaggio. Una notte però, nonostante il mare fosse calmo, non riuscivano a pescare nulla. Gettavano la rete con cura, ma quando la ritiravano era sempre vuota. I pescatori si guardavano esterrefatti, perché non era mai successo qualcosa di simile. Il più anziano di loro, ad un certo punto, disse: «Fermiamoci un attimo e riposiamoci, non dobbiamo perdere la calma, riproveremo tra un po'». I pescatori così fecero e, nonostante fossero un po' avviliti, si sedettero sulla barca. Tutto a un tratto sentirono lo sciabordio delle acque, si girarono e videro un tonno gigantesco che scappava inseguito da uno squalo. Tutti osservavano la scena e all'improvviso il tonno fece un balzo per sfuggire al predatore e, non avendo visto la barca, ci finì dentro. I pescatori lo catturarono e, arrivati al villaggio, lo vendettero, guadagnando un'ingente cifra. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che a volte ciò che non ti procura l'abilità te lo regala la fortuna. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.